Fino a qualche mese fa dividevo le persone in persone più e persone meno. Vedevo un mondo di gente che voleva stare più sveglia, guadagnare di più, avere più amici su Facebook, avere più like, bere più birre. Quelle erano le persone più. Però vedevo anche persone che volevano meno, meno ore passate a lavorare, meno uscite con persone noiose e superficiali, meno vestiti comprati giusto per non annoiarsi. Ma queste erano di meno, appunto. Poi ho scoperto che c'è un nome un po' più diffuso di persone meno, ed è minimalisti. Ho trovato una descrizione perfetta di cos'è il minimalismo, perché spesso si pensa solo che sia una rimozione di oggetti. Invece, il minimalismo è la ricerca consapevole di ciò che porta felicità nella nostra vita e l'eliminazione volontaria di tutto il resto. Sposare la filosofia minimalista significa quindi scegliere in maniera cosciente quegli oggetti, quelle persone e quelle attività che portano felicità, gioia e un po' di serenità nella nostra vita. Ora, io non so se posso definirmi totalmente minimalista, anche solo per le cose tecnologiche che possiedo. Non so se un minimalista può avere l'Apple Watch, ad esempio, o un drone. Ma visto che ormai un sacco di cose ho deciso di comprarle, perché mi divertiva il pensiero di imparare a usarle, o perché pensavo avrebbero migliorato un qualche aspetto della mia vita, posso però lavorare su quello che contengono. Mi sono accorto che anche solo il pensiero di avere tutti quei file che vi ho mostrato all'inizio qui dentro mi crea ansia. La stessa sensazione che credo ognuno provi quando vede un episodio di Sepolti Vivi, o come si chiama quel programma in cui la gente accumula in maniera compulsiva gli oggetti e ci finisce sommersa. Ecco, io sento di avere un sacco di file soprammobili, inutili e che sono lì solo a prender polvere. Quindi è ora di dare una pulita. Ah, finito! Ah, tra l'altro parentesi, persino prima che avevo 700 video, più di 3000 foto, 145 applicazioni, avevo comunque liberi quasi 16 giga su 64. Quindi mi spiegate il problema di chi, non lavorando nell'ambito foto e video, si lamenta che deve per forza prendere l'iPhone da 128 giga, se no non ci sta un c***o? Bah! Ma comunque, la sentite questa pace? Questo essersi ripuliti l'anima? Sentite, sentite. Bellissimo. Quindi faccio un breve riepilogo, questo è parte di quello che ho cancellato. E il bello è che la vita va avanti uguale. Non con di meno, ma con di più. E se quel di più vuol dire più pace mentale, più rilassatezza, più spazio nella memoria, quella virtuale o quella fisica, allora divento volentieri un minimalista. Più.